citare su una questione che riguarda non solo la vita di tutti noi, ma la vita anche di coloro che amano il nostro paese, perché da oggi l'Unione Europea ha deciso di aprire, pur con qualche significativa eccezione, le frontiere dei paesi, le nostre frontiere, le frontiere comunitarie ai paesi extra europei, lo ricordiamo, Brasile, Stati Uniti, Russia restano tagliati fuori, eppure l'Italia, il ministro Speranza, ha deciso che, pur accettando quella decisione dell'Unione Europea, per quei viaggiatori in Italia resterà l'obbligo della quarantena. La convince come decisione drastica ma prudente Crisanti e poi Bassetti? Ma guardi, se vengono implementate delle misure di controllo e di tracciabilità, perché se dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto per la Cina non c'ha senso. Se i nostri posti di frontiera sono equipaggiati per identificare il cosiddetto numero PNR che identifica tutto il tracciamento dei viaggiatori, c'ha senso, altrimenti succede come abbiamo fatto per la Cina, cioè prendono strade diverse e vengono ugualmente qui da noi. Poi per quanto riguarda la temperatura, la misura della temperatura all'aeroporto, abbiamo visto quanto ha funzionato da noi, no? Quindi okay. Io sono d'accordo chiaramente a limitare le entrate, perché il Brasile, la Russia e gli Stati Uniti sono in questo momento la sede in cui l'epidemia si sta diffondendo in misura direi quasi esponenziale. Quindi ogni azione che fa diminuire il rischio mi vede favorevole. Però ecco, non vorrei che fosse soltanto un annuncio e non fosse poi accompagnato da effettive misure di controllo. Matteo Bassetti. Ma io devo dire che condivido con Crisanti, mi pare che voglio dire, la misura sia molto intelligente, io la sostengo in pieno, nel senso che noi abbiamo controllato la nostra epidemia, abbiamo pochi focolai in corso, abbiamo in qualche modo una situazione anche virologica diversa e quindi è giusto che in qualche modo oggi ci tuteliamo. È chiaro che il provvedimento però deve poi funzionare, perché se va come l'altra volta che facevamo un'azione attraverso gli aeroporti europei e poi arrivavano lo stesso in Italia, è evidente che il tutto non funziona. La quarantena funziona nel momento in cui io sono in grado di intercettare ogni cittadino che proviene da quelle aree e che in qualche modo gli viene imposto di stare 14 giorni appunto isolato. Credo che questo si possa anche controllare molto bene alla fonte, cioè quando uno prenota il suo viaggio è chiaro che nel momento in cui l'Italia come unico paese all'interno dell'Europa non consente ad alcuni cittadini, io credo che loro non possono prenotare un albergo, non possono prenotare un ristorante, non possono certo prenotare nulla, e quindi credo che sia, si possa ottenere. Io credo che questa misura sia molto intelligente, ben ha fatto secondo me il governo, facciamo un plauso al ministro Speranza. L'avessimo fatta probabilmente prima e fatta bene, magari saremmo riusciti a controllare maggiormente la situazione. Allora